Inaugurata oggi in Alcide De Gasperi la mostra Matri di Latrinacria, presenti la dirigente scolastica dell'Istituto Artistico Rosario Assunto, Graziella Bonomo, il direttore della Caritas Giuseppe Paruzzo, gli studenti e i giovani artisti che hanno realizzato le opere che resteranno esposte fino all'8 maggio. Questa è la prima iniziativa che facciamo noi qui in Caritas per, insieme all'Istituto Artistico Rosario Assunto. E abbiamo voluto fare un'iniziativa diversa dal solito. Abbiamo chiesto a questa scuola, a questi ragazzi che sono dei veri artisti, abbiamo chiesto se potevano rappresentare la Sicilia in delle scatole. Questi ragazzi hanno fatto delle opere straordinarie. Ci sono delle scatole che vengono raffigurate le cose più belle della nostra Sicilia, dalla frutta ai nostri colori. Ma il tutto ha un significato particolare. Il significato è quello che per noi è sempre poter donare qualcosa a chi ha bisogno. Per questo motivo abbiamo coinvolto due progetti per le mamme qui a Caltanissetta, nella nostra diocesi, portati avanti da due parrocchie, la parrocchia di San Luca e la parrocchia Sant'Agata, e tutto il ricavato dalla vendita di queste scatole andrà a loro a favore, perciò a favore delle mamme e dei loro bambini. Veramente importante per i nostri giovani perché li ha avvicinati a un mondo particolare che è il volontariato, ovviamente, e hanno potuto mettere a disposizione appunto della comunità l'arte, che è la bellezza del mondo. Una mostra solidale che attraverso la decorazione e l'arte del disegno e della pittura ha permesso a studenti e studentesse di vivere un'esperienza di servizio alla cittadinanza e la diffusione dei valori culturali della città. Abbiamo realizzato delle scatole in tema siciliano per valorizzare il nostro territorio. Questo progetto è dedicato alla festa della mamma, che poi il ricavato andrà in beneficenza. Poi insieme ai nostri compagni spiegheremo meglio i temi della Sicilia.